C'è tutta la ragnatela. Che peccato, pensa Gino. Ci avevo e vede volare sopra di lui una piccola mosca. Babbo Natale, che tempo c'è in Lapponia? La Lapponia stamattina è stata svegliata da raffiche di vento potentissimo. È arrivato di tutto. Zebre, rondini, stronzi e sirene. Sono tutti spaesati. Oh, 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 oh. Ma gli elfi stanno già distribuendo tè caldo e coperte. Grazie Babbo Natale. A presto per le prossime previsioni. Benvenuti in questo sesto Vlogmas. Come avete sentito, Manu si è divertito a chiedere Alexa di Babbo Natale. Ho visto, perché io ho visto il Vlogmas di Oso sotto un tetto dove diceva che puoi chiedere quanto manca a Natale. E poi da lì Manu ha iniziato. Gli ha chiesto una storia, gli ha chiesto cosa, che tempo fa in Lapponia, sì, in Lapponia. Adesso vuoi dire ancora qualcos'altro? Cosa gli hai chiesto? Quanti giorni mancava? La favola l'avete sentito un pezzettino carina. Chissà se ogni giorno ne dice una diversa. Boh. E niente, quindi benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi faremo l'albero e il presepe. Non vedo l'ora. No, uno dei due, poi l'altro. No, facciamo che fare tutto qua. No, facciamo uno, poi così. Ma in settimana è un casino. In settimana con il fattore che poi devo andare via ci mettiamo fretta e non riusciamo a farlo. Ti lascio solo il presepe da fare. Non lo so, amore. Oggi vediamo. Oggi pomeriggio vediamo. Tanto adesso andiamo un attimo a mangiare da sua mamma che fa gli gnocchi. E li vengono. E poi forse andiamo a vedere le bancarelle che ci sono sotto nel paese, perché c'è la festa qui nel nostro paese e ci sono le bancarelle, quindi volevamo fare un giro, se ci sono, che non piove eccetera, in teoria non piove quindi dovrebbero esserci, vi portiamo con noi così vi facciamo vedere qualcosa di diverso. Scusate, ma tra le parole che non vengono, tra singhiozzo, questo intro viene bellissimo. E niente, adesso mi vado anche a preparare perché è mezzogiorno meno un quarto. E stamattina la Bullilla non ci ha svegliato presto, ci ha lasciato dormire almeno di domenica. E niente. E quindi oggi facciamo l'albero che non sappiamo dove mettere perché lì ci sono le piante. Dove lo mettiamo? Neanche mi caga. Dove mettiamo l'albero che lì sono? No, qua sotto. Sì. Se vuoi, mamma ha detto che ci dà l'altro albero. Se ah, in sì, camera. Sì, lo voglio. In camera? Sì. Allora, ragazze, stiamo andando giù a fare un giro per vedere che bancarelle ci sono. E vi portiamo qui con noi. Ovviamente, fa un po' freschetto. Poi torniamo. Ma un po' di freschetto fa. Poi torniamo su, do una mano a mia suocera a fare una cosa che deve prendere la... deve prendere delle cose sotto, gli do una mano. E boh, chissà cosa c'è. È durato veramente tanto questo giro. C'erano tipo proprio 30 secondi. 10 banchi, ma perché ha piovuto, quindi quelli che dovevano esserci alla fine non sono venuti, sono venuti proprio 10. Quindi 2 secondi e boh, finito. Torniamo su, stiamo tornando su e boh. Mamma mia. Dakota? Vieni. Dakota! Vieni, forza! Resta! Vai!
Allora, ragazze, siamo andate in giù a prendere il fieno e nell'orto e ho preso i primi cavoletti di Bruxelles da mia suocera. Poi abbiamo fatto metà del cavolo viola, che è qua dentro, non riesco a prenderlo. E poi ha preso un finocchio Manuel, che prima si è fatto tagliare a metà, alla fine poi si è fatto dare tutto. Buongiorno, giorno dopo, ieri alla fine non abbiamo fatto decorazioni, perché sinceramente non avevamo voglia. E quindi le facciamo oggi, che è lunedì mattina. Facciamo sia il presepe che l'albero, così ce le togliamo. E abbiamo poi finito per quest'anno di addobbare. Se poi troviamo qualcosa che ci interessa lo prendiamo, se no assolutamente no. Quindi io vi appoggio sul cavalletto e iniziamo a vedere nelle scatole cosa mettere. Non so, facciamo prima l'albero, il presepe, e poi decoriamo il resto, o prima mettiamo le altre decorazioni. Cioè, quando fai una roba poi devi liberare la scatola. Sì, tanto dobbiamo anche togliere quella roba lì. Ma per togliere quello devi prima liberare una scatola, se no dove la metti? Togliamo la roba del... Adesso vediamo. Thank you.
Allora, ragazze, abbiamo messo il centro tavola. Questo qua l'abbiamo fatto insieme con tutta roba di recupero, come avete visto. Il runner che ci ha regalato mia suocera il primo anno che siamo venuti qua. Ah, è quello che ci ha regalato mamma? Sì. Poi dice il nostro alberello. Qui ci sono delle foto. Però un attimo, perché devo capire se devo censurare un attimino, pian piano, perché ci sono le nostre foto. E poi ce ne sono due. Aspettate che devo fare una cosa un po' più tattica, che non posso farvele vedere perché c'è il nipotino, quindi devo coprirlo. Poi qua c'è il presepe, che ci ricordavamo di avere più statuine, invece questo è quello che abbiamo. L'angelo si è accappottato. Ma l'angelo, okay, in teoria si può appendere al cosino? No, è quello che abbiamo preso l'altro giorno. Non ce l'ha il nastrino? No. Hanno sempre il coso per appenderlo così. No. Quindi qua c'è il nostro presepe, che in anno in anno cercheremo di aumentare un po' le cose. L'anno scorso, per chi non ci seguiva, abbiamo comprato la capanna. Forse abbiamo esagerato. L'anno perché scorso abbiamo comprato tutto, sostanzialmente. È un po' grande. Abbiamo preso... Ma tutte le pecore ammassate? Ma non erano così ammassate. Hanno avuto un attimo di... È morto. Di campito. Su, stai su, pecorella. E alcune cose le abbiamo prese l'altro giorno. Ah, i remagi non devono stare qua. I remagi devono stare qua. Poi qua così c'è tutta la parte. Loro poi saliranno da qua e li metteremo sui scalini quando sarà ora. No, metti più lontani. No, vabbè, li metto. Sono già lontani. Vabbè. Qua così abbiamo addobbato così. Fatemi sapere se vi piace. Il trenino, la candelina, il bruciatore. L'altro angioletto, che ne abbiamo tre, due della Thun e uno quello che avete visto. La stella di Natale, alcune piante, un alberello. Vabbè, le piante che già abbiamo. Le piante che abbiamo, abbiamo messo un po' di decori giusto per decorare un po' lì, poi vi spiego il perché. La ghirlandina che scende e lì l'altra ghirlanda che bisogna poi comprare le pile, perché sennò non è che fa effetto, cioè, è un po' bruttina, devo dire la verità. Qui c'è il babbo. Non è un babbo, è un pupazzo di neve che scia. E qui così ho messo il fiocchettino. E poi invece di là. Ah no, non vi ho fatto vedere il babbo l'altro giorno. Poi c'è il babbo che si appende per andare su verso il camino. E poi di qua ho aggiunto giusto due cose che avevamo in più. Ho messo, accendi solo la luce, tre candeline e l'altro angioletto. Quanto riguarda il fattore che abbiamo messo delle decorazioni lì dove ci sono le piante, è perché l'anno scorso in realtà l'albero era di là. Però siccome ci sono le piante di là, adesso abbiamo dovuto fare un attimo un cambio. Secondo voi le decorazioni quanto dureranno? Con i gatti, che non so neanche dove sia, il piccolino. Lì? Che dormiva. Ah, il piccolino lì. Quanto durerà con questo piccolino qua? Che già ha addocchiato l'albero prima. Rosso, Dakota. Hai finito. E niente, quindi adesso... Dakota, vieni qua. Andiamo a fare una commissione che Manuel deve prendere il liquido della sigaretta e sta rompendo un po' le scatole per andare a prenderlo. E poi editerò questo video sperando che sia un video con un po' di minuti, perché no. Ieri e oggi sono state le giornate un po' così. Giù! Se no continuerò a farlo e poi lo editerò stasera, ma spero che sia abbastanza buono di minutaggio. No! E niente! No! Ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua nel momento editing. Ho finito. Mancano solo i saluti. Parlo un po' più basso perché qualcuno sta facendo il riposino pomeridiano, ovvero Manuel, Macchia, Dakota.
Sono tutti lì che dormono, io invece ho montato il video, così domani siete a posto. Guardate. E niente, quindi volevo salutarvi, spero che questo video di decorazione di tutta la sala vi sia piaciuto. E noi ci vediamo comunque domani con un altro vlogmas. Un bacione grande e buon periodo delle feste anche a voi.